Bene, buon pomeriggio e grazie per aver accettato l'invito ad essere qui oggi. Sono passati 10 anni dalla scomparsa di Gabriele. Gabriele che ha segnato l'esperienza e la vita di molti di noi come collega, come maestro e mentore e come amico. Questa giornata vuole ricordarlo nelle sue diverse anime, nelle diverse prospettive che Gabriele, insomma, ci ha donato e ci ha mostrato nel corso di molti anni passati assieme. Questa giornata nasce su ispirazione di Mariuccia e Marco e della famiglia di Gabriele. In generale, noi come geografi cafoscarini abbiamo cercato di organizzarla con Fabio e con Francesco Vallerani, ben sapendo che non si tratta di un convegno scientifico, ma di un momento in cui ciascuno di noi, sulla base della sua esperienza e dei suoi ricordi, può portare un pezzetto del possibile racconto su Gabriele e per Gabriele. Come geografi abbiamo cercato in questi 10 anni di tenere alto, in un periodo molto complicato per la comunicazione generale, dove tutto sembra perdersi nell'istantaneità della comunicazione, abbiamo cercato di tenere alto il ricordo pubblico di Gabriele come membro della comunità scientifica e accademica. Lo abbiamo fatto prima che la pandemia ridisegnasse gli spazi dell'agibilità culturale e delle sue forme, organizzando delle borse di studio per dei giovani laureati. Lo abbiamo fatto promuovendo, grazie soprattutto ad Antonio Marcomini e a tutto il corso di laurea di scienze, l'intitolazione di un'aula, l'aula Orio Zanetto, nella sede di scienze in via Torino. Lo abbiamo fatto dedicando un numero speciale della rivista Geografica Italiana al suo profilo di ricercatore. Lo abbiamo fatto grazie a Mauro Varotto e a tutto il gruppo di geografi padovani, ricordando alcuni passaggi del suo pensiero nel Museo della Geografia a Padova. Lo abbiamo fatto anche recentemente, sempre grazie a Mauro e al museo, preparando un video per la Notte della Geografia con una serie di interviste su Gabriele, sul nostro rapporto con lui, e mi riferisco in modo particolare a Fabio e Francesco. Gabriele è stata figura poliedrica, con tante facce, e nessuno, credo, può vantare di averle conosciute tutte. C'è stato Gabriele accademico, impegnato nella gestione della politica universitaria in una fase molto difficile dell'applicazione della legge di riforma universitaria e quindi con il passaggio dalle lauree vecchio ordinamento alla triennale e alla magistrale. Insomma, ricordo le fatiche di Gabriele in quel periodo insieme ad altri, Antonio, Pierfrancesco, Patrizia. Zuppi, no? Nel suo studiolo, sembrava aver sotto mano tutti i passaggi delle persone, no? che passavano vicino a quella aiuoletta con quei fioretti che, no? In primavera rinascevano anche grazie all'acqua che Gabriele portava, senza dire niente a nessuno, andava là e innaffiava i fiori. Quindi c'è stato Gabriele impegnato nella gestione della politica universitaria,
Il Gabriele è ricercatore che ha preso parte delle diverse rivoluzioni che hanno accompagnato l'evoluzione della geografia italiana e anche la sua democratizzazione per molti aspetti. Questo è un discorso che ci porterebbe molto, molto, molto distante. Il Gabriele è professore che ha accompagnato generazioni di studenti, e qua ne vediamo molti. Ciao Tommy. Lasciando a molti di essi un ricordo indelebile. Il Gabriele amico con il quale si poteva parlare di tutto, passeggiando per Venezia, cercando soprattutto di intercettarlo quando dalla sua casa andava in facoltà o in comune. Io ricordo che io ho fatto la tesi con lui e le uniche occasioni in cui riuscivo a parlare la mia tesi era quando facevo finta di incontrarlo per caso, per strada. E diceva, ah, professore, buongiorno, e cercavo di parlargli e per mezz'ora gli esponevo le mie cose. C'è poi stato il professore prestato alla politica, come diceva lui, e vi porto anche i saluti di Massimo Cacciari, che per un impegno a Roma oggi non è potuto essere qua con noi, e anche di Carlo Carraro, che avrebbe voluto partecipare oggi ma che non è a Venezia. Il professore prestato alla politica, dicevo, grazie alla sua riflessione su Venezia, sul Veneto, sul turismo, sulla città metropolitana, su Porto Marghera, sulla gestione della laguna. E in uno dei suoi ultimi curriculum caricati sul sito di Ca' Foscari, poco prima del suo pensionamento, si trovava scritto, credo anche con rara ironia, queste due frasi. La sua ricerca scientifica, Gabriele parlava di sé in terza persona, dedicata quasi esclusivamente alla teoria dell'organizzazione del territorio nei suoi fattori ambientali, economici e culturali, lo hanno portato a vaste frequentazioni internazionali, dalle quali ha mutuato un atteggiamento soggettivista e sistemico, della cui introduzione in Italia è stato tra i principali responsabili, ma lo hanno anche spinto ad usare Venezia, la sua laguna del Veneto, come campo di riprova empirica delle sue proposizioni. Fatalmente, e qua viene il bello, la distanza tra quanto sarebbe potuto di virtuoso accadere a casa sua, alla luce della speculazione teorica, e quanto invece vi accadeva, lo ha spinto a divulgare gli esiti della ricerca che riteneva di pubblica utilità, venendo giustamente punito con l'invito a far parte della prima giunta comunale guidata da Massimo Cacciari, in un momento in cui si poteva ancora pensare che la catastrofe dei partiti potesse essere l'occasione per far tornare la società civile e l'intelligenza su posizioni di responsabilità amministrativa. Rispetto alla sua figura scientifica, e vado a chiudere questa introduzione molto, molto, molto breve, stiamo cercando, e qua un ringraziamento particolare va a Fabio, di mettere assieme vari pezzi che Gabriele ha scritto, articoli o contributi a volumi collettanei che rispondano ad un duplice criterio. Da un lato, rappresentare meglio di altri il contributo alla riflessione scientifica dato da Gabriele. Dall'altro, essere stati pubblicati in sedi editoriali che oggi diremmo minori, quando ancora non c'era l'ambizione delle pubblicazioni con l'Impact Factor, no, sulle riviste internazionali. Rispetto all'incontro di oggi, abbiamo cercato di immaginare degli interventi raccolti intorno a tre ambiti. Il Gabriele geografo, ma anche il Gabriele che ha stabilito dei legami molto solidi con cultori di altre discipline, in modo particolare dell'economia. Gabriele a Santa Marta, perché Santa Marta ha rappresentato una fondamentale fase dell'esperienza umana e scientifica di Gabriele, e le persone che vedo qua lo testimoniano in maniera chiarissima. Gabriele e il suo impegno per la città come pubblico amministratore. Un pensiero a Federica Cavallo, nostra collega, che non è qua oggi per questioni personali, e infine un'ultima riflessione
mia. Chi oggi rifletta sullo stato dell'università e della cultura del nostro paese e sul rapporto tra la politica, le istituzioni e il territorio non può non cogliere quanto Gabriele continui a mancare. Oggi forse ancor di più di 10 anni fa. Bene, io mi fermo qua, vi ringrazio ancora per essere qua con noi oggi e invito io un po' questa funzione di regia, ma prendiamola in modo davvero flessibile, nel senso che la grande difficoltà di questo incontro è stato quello, insomma, di comunicare che parliamo del Gabriele ricercatore, accademico, ma anche del Gabriele amico, insomma, no? Quindi la flessibilità nel modo di condurre la cosa fa parte di questo incontro. Io inviterei Fabio. Sì, subito Fabio, perché per molti aspetti, insomma. Grazie Fabio. Beh, mi sono scritto qualcosa anche perché parlare a braccio è un po' di tempo che non lo faccio e quindi comunque io sono, diciamo che con Gabriele abbiamo cominciato assieme, senza diciamo, io ho un paio d'anni più di lui, ma sostanzialmente eravamo, chiedo Venia, va bene così? Ho una bucciaccia che... No, è ambientale. Eravamo, diciamo, più che colleghi, dei buoni amici o forse valutabili anche come due bravi fratelli che non hanno mai litigato. Qual è l'origine? Eravamo al laboratorio di geografia economica, così si chiamava, in Campo San Polo, al primo piano nobile di Palazzo Soranzo. Avevamo due scrivanie vicine, di fronte, 3-4 metri una dall'altra, nello stanzone della biblioteca. Diciamo che era anche la stanza più fresca dell'intero palazzo. Eravamo contornati da, essendo il salone della biblioteca, eravamo contornati da libri. Tutte le quattro, escludendo le porte e le finestre, erano scaffalature piene di libri. Ma dal punto di vista scientifico eravamo immersi nella geografia tradizionale, nella vecchia geografia italiana, con un impianto quasi ottocentesco legata ai Marinelli, ad Almagià, a Toniolo. Era legata alla descrizione, come si diceva, alla mera descrizione, la morfologia, che doveva servire per spiegare i paesaggi, l'uso di fotografie, perché bisognava mostrare le cose in sé, in quanto in sé erano la realtà. E le innovazioni, è chiaro che non erano ben volute. Bisogna però anche dire che nel vecchio laboratorio di geografia economica era guidato da Luigi Candida, il vecchio Candida, personaggio estremamente importante che ci ha dato una spinta notevole. Continuate a fare, ragazzi, io non capisco molto queste cose, ma continuate a farle che va bene. Lui, pur appartenendo alla geografia tradizionale, non ne era molto legato e si era aveva abbonato il laboratorio a una quindicina di riviste, importanti riviste, nordamericane, inglesi, francesi, canadesi, con le quali ci arrivavano delle novità, delle cose strane che sulla geografia italiana non si riuscivano a vedere, non era nemmeno pensabile. Diciamo che era... Abbiamo cominciato i primi anni 70 ed era il ventennio degli anni 70-80 e fu il periodo della grande rivoluzione nella geografia internazionale. La geografia internazionale ribolliva di novità, o per dirla con Paul Claval,
c'était un bouleversement che creava, e noi leggendo quelle riviste stavamo entrando o entravamo in quel ribollore, anche se non si capiva molto bene come potesse funzionare. E abbiamo pubblicato i primi lavori firmandoli assieme. Permettetemi una piccola battuta qua. Non avevamo finanziamenti, e per cui ai convegni si andava uno alla volta, una volta io, una volta lui, tutti e due assieme non si riusciva quasi mai ad andare. E siccome presentavamo i lavori assieme, Gabriele Zanetto, Fabio Lando, e quindi era Zanetto Lando, Lando Zanetto, e vi ricordo che Zanetto è chiaramente un cognome e Lando è a volte anche un nome. Ed essendo uno alla volta, giovani, 25enni, trentenni, insomma, eravamo abbastanza confondibili, per cui per lungo tempo, per lunga pezza, si credeva fossimo una persona sola. E abbiamo delle, è Gabriele che se le teneva, abbiamo delle lettere che ci scriveva, professor Gabriele, professor Zanetto Lando, e qui diceva caro Lando, ed era indirizzata all'indirizzo di Gabriele, o viceversa. No, a me no, perché il cognome era chiaramente Zanetto. Comunque quei primi lavori erano legati alla geografia della percezione e alla geografia teoretico-quantitativa, che noi, diciamo, interpretavamo come un unico filone che poteva gestire l'interazione tra il soggettivo e l'oggettivo. L'oggettivo era la novazione assoluta che arrivava all'interno della geografia. Ovviamente eravamo molto insicuri, non c'era nessuno che ci potesse guidare. Abbiamo avuto qualche aiuto, vero Paolo? Un po' marginale, e l'interpretazione dei testi non era forse molto chiara. La svolta è avvenuta nella seconda metà degli anni 70. È arrivata con una spinta a continuare che ci viene da Giuseppe De Matteis. Giuseppe De Matteis era uno dei pochi ordinari italiani di Torino che aveva introdotto della serie di innovazioni nella geografia italiana, e gli abbiamo mandato un articolo e lui, vorrei ricordare l'università degli anni 70, gli ordinari di geografia economica si contavano probabilmente sulle dita di due mani, forse qualche dito in più, e Beppe era un ordinario e ci scrive una cartolina con quale ci dice: va bene ragazzi, continuate, sto facendo anch'io queste cose. Ma vi rendete conto, negli anni 70 un ordinario che ci scrive vai avanti, e non è l'ordinario del tuo dipartimento, ma uno del quale leggi le cose anche se forse non le capisci tutte intere, ci dice questo. È stato senza di lui probabilmente non saremmo, senza quella lettera, quella cartolina, non saremmo diventati. La seconda viene con Gabriele, che si fa un semestre in Canada, a Montreal. Montreal, il Canada, era il punto di contatto tra la geografia economica nordamericana e la geografia francese, e molte delle innovazioni in Europa passano attraverso il Canada per arrivare in Francia, per arrivare in Svizzera e poi in Francia. E Gabriele si è trovato proprio in quel semestre in cui Claude Raffestin e Jean-Paul Bernard Racine erano presenti a Montreal. Ma molto più importante di questo è stato la partecipazione alle giornate di Géopoint del 76, 78 e 80. Géopoint erano dei convegni
che si tenevano alternativamente una volta a Ginevra, una volta a Losanna. Il discorso di Montreal che dicevo prima, il passaggio tramite la Svizzera legate a Raffestein e Racine, queste innovazioni. E c'erano questi incontri con i geografi francesi del Groupe Dupont, che era guidato appunto da Claude e Jean Bernard, in cui si facevano delle splendide discussioni. La prima volta che siamo andati ne siamo stati sfiniti e esterrefatti. Si discuteva delle problematiche epistemologiche legate all'interpretazione dell'epistemologia genetica di Piaget. Piaget, nel suo La Chance de l'Homme, ha fatto tutta una serie di classificazioni, chiamiamole così, delle scienze dell'uomo, fra le quali non vi era la geografia, in quanto intesa come semplice descrizione. Una ventina di anni prima, Oxford, negli Stati Uniti, era uscita la geografia dall'università perché è considerata troppo, troppo descrittiva. Comunque, il risultato è che queste discussioni ci portarono a presentare un intervento che fu materialmente scritto da Gabriele all'inchiesta sul terreno in Italia, un convegno guidato da De Matteis, un intervento diciamo del tutto fuori schema rispetto a quello che è presentato, che però ci ha classificato come, lo leggo, quei giovani veneziani promettenti ma che fanno cose strane. Erano le innovazioni che arrivavano e passavano in buona parte, e sono passate in buona parte anche attraverso noi. Ho parlato al plurale noi, perché fino alla fine degli anni Ottanta non abbiamo avuto vita facile. Eravamo degli outsider fuori schema e la nostra amicizia, possiamo anche chiamarla simbiosi, se il termine non è eccessivo, ci permise di stare a galla e alla fine uscirne anche molto bene. In ogni caso, devo dire che bisogna rifarsi a quelle prime riflessioni, a quelle grandi discussioni che avevamo assieme, sul quale ci si scontrava, per capire bene gli ultimi interventi di Gabriele sull'identità del geografo e sulle sue riflessioni sulla geografia. Quando montavo quel testo che diceva Stefano, l'ho montato io, perché in fondo pensionato poco tempo, ho molto tempo a disposizione, ho fatto l'editor. E vi ricordo che fare l'editor, per semplificare, bisogna leggere le parole, interpretare le parole, correggere le parole, non il testo. Perché se leggi il testo e correggi il testo non fai l'editor. Però è chiaro che è difficile, mi è stato molto difficile non leggere più e più volte il testo, perché dopo ogni parola mi andavo avanti a leggere il testo. Così sono sempre più convinto che quelle nostre discussioni, quel noi, a quei convegni di Jopoin, alle discussioni che facevamo, alle riflessioni, sono quei momenti che hanno permesso a Gabriele di meglio seguire gli inizi della sua geografia scientifica e che sicuramente sono convinto che ci aiutano a capire cosa voleva per lui dire fare la geografia e qual era il ruolo della geografia nella società. Vabbè, mi è stato un po' difficile parlare. Scusate. Grazie. Va bene.
Grazie Fabio per essere riuscito, sì, non è facile, a ricordare insomma questi aspetti di relazione umana nel modo in cui insomma un pezzo della geografia ca foscarina, un pezzo decisivo della geografia ca foscarina si è sviluppato e è maturato. Francesco, possiamo contare sul tuo... Francesco Vallerani, ovviamente. Sì, buon pomeriggio. No, pensavo altri ca foscarini anteriori al mio passaggio a ca foscari. Sì. Buon pomeriggio a tutti. E, brevissimamente, quello che posso dire sono tantissime cose, un po' le abbiamo dette sul video che abbiamo organizzato col Museo della Geografia di Padova. In realtà uno dei tanti aspetti, come hai detto tu Stefano prima, di questi tempi molto difficili che ci stanno un po' facendo penare, capire un po' la realtà dove sta andando, la guida di Gabriele sarebbe stato eccezionale, soprattutto la sua capacità di leggere, no, la famosa modernità parossistica, uno dei suoi ultimi saggi, in cui mette in evidenza queste storture, queste difficoltà, queste criticità che anche lui, sia come docente, come studioso, che Fabio ha raccontato, che cercavate di capire la realtà attraverso nuovi sistemi, nuovi approcci teorici, è importante che lui, nelle vesti di amministratore, abbia toccato con mano la difficoltà di applicare la teoria, di fare territorio, di costruire territorialità in un modo equilibrato all'interno di forze, di spinte che sono piuttosto vigorose. Dico questo perché, e qui c'è anche Mauro Varotto che testimonia con me, ti ricordi la presentazione, della prima presentazione del libro della nostra collettanea Il grigio oltre le siepi, subito dopo il rinvio a giudizio da parte di alcuni che sono stati colpiti dalla chiarezza espositiva sui mali, sulle esternalità negative del modello Veneto. È stata l'unica persona che è riuscita a rasserenarci in un momento molto molto difficile, quindi io sono molto riconoscente di questo fatto, con la sua lievità nel decostruire il male, nel decostruire le criticità, nel decostruire qualunque difficoltà che la vita ti fa affrontare. Quindi non solo un buon docente, un ottimo studioso e ricercatore, ma anche un maestro di vita. Io non l'ho avuto come insegnante, tu l'hai avuto, se non nel 93, quando ci ha proposto in quel progetto europeo internazionale. Noi eravamo dei raminghi ancora post laurea, quindi sicuramente senza le certezze, non che adesso abbiano certezze i giovani neolaureati, però quel collegio di ricerca internazionale è stato uno dei primi che anche la segreteria stessa di ca foscari non era in grado, l'ufficio internazionale faceva delle difficoltà enormi a capire cos'è un progetto europeo, i finanziamenti, il in kind, cosa vuol dire, i mesi uomo. Erano le prime volte in cui si affrontavano queste tematiche anche dal punto di vista amministrativo. Ecco, quella è stata un'occasione straordinaria che ci ha messo a contatto con varie persone, tra cui voglio qui ricordare Dennis Cosgrove, che è un'altra persona che ci ha lasciato prematuramente, quindi è un percorso di persone che hanno, sia me che te, ma anche i giovani che noi abbiamo formato e che abbiamo educato attraverso questa, divulgando quelle idee, quelle percezioni, quelle attitudini mentali alla ricerca, ma anche allo stile di vita. E quindi il discorso anche di un Gabriele con cui si parlava soprattutto di eventi non squisitamente accademici, ma come è stato più volte accennato prima di me, ma di fatti legati alle nostre specifiche mobilità, preferenze, stili di vita, scelte esistenziali, insomma tutto quell'enorme patrimonio che forgia, che completa e forma il rapporto di amicizia con la A maiuscola. Quindi non solo collega, ma soprattutto amico. Grazie Francesco, grazie anche per aver ricordato quel periodo particolarissimo dell'esperienza con Dennis Cosgrove, un giro
per l'Europa, progetto EQUA, European Attitudes and Values Towards Water Regulation Projects, credo fosse il titolo. Ed è interessante notare, voglio dire, due cose. La prima è che noi abbiamo pubblicato su quella cosa un quaderno del Dipartimento di Economia, del Dipartimento di Geografia di Padova, il numero 18. È un quaderno senza ISBN, o perlomeno allora non ce l'aveva, di cui forse oggi non c'è nemmeno traccia, a parte in qualche scatolone, forse dove qualche copia ce l'abbiamo ancora, ma è una delle cose più belle che abbiamo scritto, che abbiamo lasciato là. E là c'è una paginetta di introduzione di Gabriele, cioè chi vuole capire Gabriele studioso deve andare a vedere quelle cose, perché in una paginetta, una, noi abbiamo scritto 50 pagine in inglese, Gabriele ha scritto una paginetta in italiano, in quella paginetta c'è l'essenza di 4 anni di ricerca fatta in quel lavoro. Gabriele era parsimonioso nell'uso delle parole, ed è davvero un peccato che alcune di queste cose poi siano andate, non dico perse, ma siano difficilmente ritrovabili e fruibili. Mauro, ci racconti? Grazie. Sì, buonasera intanto e grazie anche Stefano per questo invito. Mi sentite? Si sente? Ok. Ma è sempre difficile, appunto, la figura poliedrica di Gabriele non è riassumibile, però si può provare a giocare come giocava lui con le parole. Allora io potrei fare un ritratto fisico, cioè nel senso della concretezza, della materialità di un geografo molto umano, ma potrei fare anche un ritratto umano di un geografo molto fisico, in senso non geografo fisico della geografia fisica, ma un geografo estremamente concreto, estremamente solido e molto attento alla dimensione anche proprio materiale, quotidiana, diciamo, delle ricadute e delle proprie riflessioni. Diceva lui, e vorrei accompagnare queste brevissime note con delle sue frasi, quindi riprendo le sue parole e lo faccio un po' per riportare qua anche Federica, perché qualche tempo fa appunto avevamo scelto assieme alcune frasi di Gabriele, le avevamo estrapolate e le avevamo proposte appunto proprio come dei piccoli cammei, no? E quindi questa scelta di queste frasi un po' la riporto qui ricordando anche il lavoro di Federica. E parto dall'identità del geografo, no? Quindi uno dei suoi lavori finali e forse anche credo unico nel pensare a cos'è un geografo, tanti parlano, ma poi alla fine la densità delle riflessioni che ci sono in questo piccolo articolo credo che siano insuperate ancora adesso. E mi sono divertito a fare quello che si fa adesso in maniera un po' surfistica, il cloud delle parole che ritornano dentro questo articolo. E quindi sono venute fuori 4 coppie di termini che forse servono a dare un po' l'idea di come lui intendeva essere geografo. Allora, c'è una prima coppia di termini che proprio per ricorrenza nell'articolo si ritrova, quindi proprio una pura analisi quantitativa, diciamo, delle occorrenze, che è la parola mondo e la parola città. Sono 2 parole che tornano moltissimo in questo articolo. E questo ci serve per capire come lui interpretasse la geografia partendo dal qui. Il qui è la città di Venezia, è Marghera, è il luogo di vita del geografo, ma proiettandolo in un altrove molto molto esteso, che è appunto il mondo, no? Quindi questa apertura internazionale di Gabriele, questa dimensione della città porto, no? Una città che ti apre al mondo e che riceve il mondo. E qui ho una frase che è molto bella che lui tira fuori, appunto queste frasi, attenzione, io un po' le tiro fuori da suoi scritti pubblicati, ma altre sono da mail che ci siamo scambiati, in particolare nel 2012, quindi quando era già in pensione e già aveva cominciato ad avere problemi di salute, però aveva tempo per scrivere e quindi riusciamo a incontrarlo un po' di più rispetto a quello che... E dice lui appunto che cosa sia la geografia è questione sempre felicemente aperta, e diceva: geografia significa darsi un'idea operativa ed appagante del mondo, ecco la parola mondo che ritorna, per saper condurre i nostri passi a percorrerlo e sapendo ritornare, dare un senso al qui grazie alla sua contestualizzazione nel quasi infinito altrove. Quindi la dimensione locale fondamentale, ma con una capacità di respiro che vada molto oltre. Questa è una prima coppia che
secondo me dà l'idea di, del suo modo di concepire lo spazio geografico e questo, questo respiro molto forte. Una seconda coppia che emerge quantitativamente è ricerca e azione. Non è casuale, nel senso che adesso si parla molto di ricerca-azione. Lì in realtà c'è la ricorrenza della parola ricerca, ma c'è anche la ricorrenza della parola azione. E anche questo riporta ad una dimensione estremamente concreta del suo fare ricerca, e la sua capacità di riflessione teorica è sempre molto vicina a delle esemplificazioni concrete. E questo lo portava a dare dignità ed importanza, l'avete già detto, ad ogni luogo in cui si poteva comunicare il sapere, perché ogni luogo, dal bollettino parrocchiale appunto alla rivista internazionale, era un modo di interloquire con un pubblico, con un preciso target di persone, a cui lui dava dignità pari ovunque. Qui la frase che estrapolo è questa. Questa è da una mail che mi aveva scritto qualche tempo fa. Cosa avete mandato all'ANVUR? No? Sapete che ogni anno bisogna caricare gli articoli più importanti, no? E lui dice, io ho 3 bellissimi articoli su riviste internazionali, con coautori di altre istituzioni, anche straniere, dotati direttamente di PDF, e che stimo molto di meno dei miei articoli sulla modernità parossistica. Quindi, come dire, io sto al gioco, vi carico quello che volete, ma capiamoci, quello che ha valore lo decido io, insomma. No? E questo è ricerca e azione insieme, no? Saper comunicare a pubblici diversi, saper interagire, interloquire con persone diverse, con realtà anche molto diverse. Terza coppia, sono 4 coppie di parole. La terza coppia è confine, che ho agganciato alla parola senso. Anche queste due parole tornano anche queste molto nell'articolo. E trovo in questo, e l'ha detto bene Fabio Lando, la capacità di Gabriele di essere sempre sul confine, no? Sulla frontiera dal punto di vista scientifico, la capacità di sporgersi in quello che De Matteis chiama l'abisso ad un certo punto, cioè l'abisso dell'ignoto, di ciò che non è accettato anche. No? E quindi anche qui mi piace, insomma, che questo stare sul confine, che è il confine disciplinare, è il confine di mondi, è questa esplorazione del nuovo, serve a dare un senso. È collegata alla parola senso, e il senso per lui era questa capacità di dare profondità alle parole e questa anche, come dire, questa densità, ecco, mi viene da dire, del suo parlare. Lasciatemi dire che il suo senso, il senso delle sue comunicazioni, anche quando era veramente icastico e preciso anche, ma al tempo stesso vago. Perché? Perché lui a me pare che desse in qualche modo la direzione, ma senza concluderla dentro uno spazio predefinito. Pretendeva che fossi tu a trovare nelle sue parole la strada giusta per dare un senso alle cose. Quindi in qualche modo era maieutico da questo punto di vista. Le sue parole erano simbolicamente ricche, erano sconfinate per certi versi, erano sconfinate perché ti portavano a molte interpretazioni. Io vi porto questa come esempio, ma ce ne sono tantissime ovviamente, e tutti voi sicuramente ne avrete in mente qualcuna, che è una, credo, l'ultima mail che ho ricevuto da lui, si conclude proprio così, è una frase che ho già citato anche al funerale però. Lui dice, e pensate a quanti significati possiamo dare a questa frase. Non pensare mai che guardare negli occhi la tua donna o il sonno dei tuoi bimbi non abbia a che fare col tuo lavoro. Provate a pensare a che significato ha questa frase. Tantissimi significati. Quarta coppia, politica e comunità. Anche qui tornano queste due parole molto in questo articolo. Ovviamente della politica si è già detto, si dirà dopo, quindi. Però mi piace che questa parola politica sia molto collegata alla parola comunità, quindi alle persone, alla gente. E compare anche un'altra parola che si chiama compagnia. Ecco, mi piace l'idea che Gabriele abbia fatto questo percorso non in solitaria, non in solitudine, ma in compagnia. Lui ha lavorato molto in coppia con Fabio, ha collaborato molto con tutti i suoi collaboratori, allievi, insomma, colleghi, eccetera. Quindi ha creato una squadra. È riuscito a fare squadra, non è un pensatore solitario. No? E qui riporto due frasi che sono
anche queste riprese di fatto dal suo articolo, e sono scusate che qua le ho sparse i fogli. La prima era un po' in risposta polemica al geografo che sta sempre dietro al libro e diceva: c'è chi fa il libro di una vita e chi fa da tessuto connettivo. Sono tutte e due le cose sono importanti. Io credo che lui è stato fondamentale proprio nell'essere tessuto connettivo, no? E la seconda è quella che poi abbiamo deciso di mettere al museo, e con questa concludo. Lui dice: noi facendo i geografi questo mondo lo vogliamo vedere, capire, rendere rappresentazione convincente, ottenere di prefigurarne le mosse e i destini, spiegarlo e farlo casa di abitanti felici. Casa di abitanti felici, un mondo di abitanti felici, è anche il titolo che abbiamo dato a questo video che abbiamo lanciato nella notte della geografia di quest'anno, 2023, grazie appunto alle interviste fatte da Stefano Soriani, Fabio Lando e Francesco Vallerani, che l'hanno ritratto veramente molto bene in un video che trovate su YouTube. Proprio basta che googolate Gabriele Zanetto, un mondo di abitanti felici, lo trovate. Ed è il titolo che abbiamo, è la frase che abbiamo messo all'ingresso, non delle sale espositive del museo, ma della sala laboratorio del museo, perché mi piace l'idea che Gabriele in qualche modo ci invitasse a essere laboratoriali, laboriosi. E non abbiamo messo la chiusa della frase, che è un po' meno, diciamo così, ottimistica, che dice: rischiando di tornare a brandelli dalle esplorazioni, soprattutto intellettuali più che fisiche, che costano solo un po' di mal di schiena. Questo è un po' il retro della frase, ecco, diciamo. Però mi piace che sia nel museo, anche perché credo che dia il senso al nostro museo. Il Museo di Geografia non è un luogo di oggetti esposti, è un laboratorio di cultura, è un laboratorio di iniziative che servono a trasmettere conoscenza, sapere geografico a tutti i target di pubblico, dalle scuole fino al pubblico più generico. E quindi mi piace che in questo modo il Museo di Geografia torni al suo etimo originario, che è il luogo delle muse. E mi piace pensare che tra queste muse ci sia anche Gabriele. Grazie. Grazie Mauro. Solo due cose. La prima, perché è già uscita anche è uscito anche con Fabio riferimento a questo articolo, l'identità del geografo, solo per dire che è un articolo nel quale Gabriele cerca di spiegare, prendendo come riferimento la città, altri temi, diciamo così, importanti nelle discipline sociali, qual è la specificità dell'approccio della geografia rispetto all'approccio di un economista, di un sociologo e di un pianificatore. Ecco, questo ed è un pezzo importante, perché contribuisce a chiarire alcuni. Diciamo che è un articolo che in tutte le scuole di dottorato di geografia si studia, anche dal punto di vista metodologico. La seconda cosa che voglio ricordare è che il Museo della Geografia a Padova è bellissimo. È bellissimo. E quindi, se avete occasione in Via del Santo di andarlo a visitare, davvero, davvero merita. E qua mi sento di dire grazie ovviamente a Mauro Varotto e a tutti i colleghi padovani. Mauro, tra l'altro, credo sia delegato della rettrice Mappelli per i musei, e quindi è davvero una cosa bella, una cosa che merita davvero, davvero visitare. Vedo un pezzetto di Ideas, benvenute. Benvenute. E Gabriele ha lavorato molto anche per la scuola media superiore, ha lavorato dentro alla commissione Brocca, che era una commissione che aveva lo scopo di disegnare i nuovi programmi della geografia nella scuola superiore che cambiava. Abbiamo qua Carlo Rubini, e ti invito, Carlo, perché Carlo ha lavorato con Gabriele dentro all'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, e quindi lascio a lui la parola. Sì, grazie per l'invito, veramente pochi minuti, ma mi sono scritto qualcosa perché ho paura di dimenticarmi cose importanti. Sì, l'occasione che ho avuto, irripetibile, dell'incontro con Gabriele, perché appunto nella sua poliedricità ha fatto anche questo. Questa associazione insegnanti italiana, insegnanti di geografia, AIIG, una sigla piuttosto difficile, che è ancora un'associazione di formazione professionale, ma anche di promozione della disciplina. E è uno dei pochi casi rari in cui c'è questo contatto tra il mondo accademico
il mondo della scuola superiore. E tra l'altro, per alcune congiunzioni astrali, gli insegnanti di sola geografia nelle scuole superiori sono pochissimi, quelli che insegnano in istituti tecnici, commerciale, turistico, perché voi sapete che invece altrove è la terza di italiano, storia, geografia, viene insegnata. Invece per questa strana, facile da capire, ma insomma congiunzione, si trovavano questi docenti di sola geografia che si appoggiavano però alle facoltà universitarie, non solo a Venezia, un po' in tutta Italia. E Gabriele è stato a lungo presidente della sezione veneziana, io qualche volta, non sempre, segretario, mi alternavo anche con altri, e devo dire che insomma lo status del docente universitario, Gabriele 4 anni più di me, ma allora erano tantissimi, e poi lo status di docente universitario con gli insegnanti di scuola superiore in trincea alla prima ora negli istituti commerciali, veramente era un gap enorme. E lui, come è stato detto, annullava questa distanza immediatamente, e tutta una generazione di docenti di geografia, di sola geografia di quegli anni, quelli che hanno sulla settantina adesso, sono già in pensione da tempo, hanno avuto questo rapporto con lui, e provenivano tutti da facoltà diverse, perché si accedeva a questo insegnamento di geografia chi dalle scienze, chi da economia, chi come nel mio caso dalle facoltà umanistiche, poi tra l'altro con una formazione storicistica, io avevo fatto all'Università Milano, avevo fatto esami con Gambi, con la Heisenberg, per cui un'impostazione di quel genere, anche molto ideologica, se posso dire, e Gabriele ci aveva insegnato anche un po' a deideologizzare, capitemi, lui ci insegnava il senso critico, ci dava la linea sul senso critico e il senso della complessità, ma in quegli anni, capite, siamo, come ho detto a Lando Zanetto prima, Fabio, è un'era preistorica fa, inizio degli anni Ottanta, insomma, e ci ha messo alcune cose, il rigore, che noi in qualche modo non conoscevamo, non soltanto per gli studi superiori, ma anche all'università stessa, eravamo molto settoriali, ripeto, chi aveva fatto esami di impronta storicistica, chi di scienze, eccetera. E il rapporto con la matematica, figurarsi per chi aveva fatto una formazione umanistica, e il senso della globalità della disciplina. Quindi cose mai sentite, la geografia culturale, la geografia della percezione, quindi la psicogeografia in qualche modo. E poi altre cose che venivano avanti in quegli anni, modello Veneto, per cui si applicava tutta la questione metropolitana, io ho cominciato a prenderla in quegli anni, insomma. Prima non se ne parlava molto, e poi quindi appunto l'identità del geografo, che ci ha dato un ruolo, perché evidentemente noi, già dirsi geografi è sempre un po' problematico, io devo sempre spiegare qualcosa, quando, no? Se io dici storico o anche archeologo tutti capiscono, il geografo è sempre più complicato, e ci aiuta molto in questo senso dell'identità. E poi vabbè, la fase politica ha fatto un po', come dire, ha rallentato quell'esperienza, poi Stefano è stato anche lui, credo, se ricordo le cariche, presidente, io segretario per una certa fase, ma devo molto a quella formazione professionale e anche per esempio a uno stimolo narrativo, che perché aveva anche questa capacità, non dappertutto, ma insomma in quello che ho letto, insomma, un approccio anche addirittura narrativo che mi ha anche, nelle poche cose che ho scritto, insegnato ad osare su questo terreno. Quindi grandi doti umane, ma non ostentate e trasmesse silenziosamente nei rapporti interpersonali. Io avrei concluso, un ricordo, Carlo. Breve. Grazie Carlo. Chiedo a Paolo di portare il suo ricordo di Gabriele e di molte cose, insomma, legate a Ca' Foscari e alla città. Grazie. Facciamo grazie un po' di Paolo. Grazie a tutti, grazie naturalmente all'invito, che ho accolto con estremo piacere. Un po' di retroscena accademico, un po' di scena veneziana e un po' di dibattito in punta di fioretto tra me e Gabriele. Il retroscena è perché Fabio Zanetto,
non ha mai nominato una persona che gira qua, ma che non si poteva nominare, mi pare, no? Lo dico io, Calogero Muscarà. E dico Calogero Muscarà era il professore che tra il Magnifico Candida e gli orfani che loro diventano, in qualche modo lì, come dire, si confronta con loro. Comunque non è interessante. L'importante è che Calogero Muscarà nel 79 decide di andare a Roma. E mi saluta, io non so cosa gli abbia detto, se gli ha salutato o meno, ma non mi interessa. Diciamo, so che i rapporti non erano proprio dei migliori, ma se ne va a Roma. Qualche giorno dopo, Gabriele, che ovviamente conoscevo, mi chiama e mi dice: chiacchieriamo un po' e cosa succede di questa situazione in cui siamo qua noi. Mi chiama non proprio qualche giorno dopo, sarà stato qualche mese dopo, perché a me invece era capitato un fatto ovviamente molto fortunato, che avevo vinto la cattedra, e una cattedra di economia regionale. E c'è una roba che dal lato dell'economista si avvicinava con quello che Gabriele, lo dico subito, riteneva invece un dominio non poteva essere toccato da nessuno, che era il punto di vista di partenza del geografo. E come dire, ci diamo una mano, mi dice: dammi una mano, troviamo un po' il modo, un modo di essere. Quindi Ignazio, e qua lo sa, gli si adotta, gli si mantiene dentro il Dipartimento di Scienze Economiche, con molti colleghi così, che già guardavano a me abbastanza male, perché, ripeto, la dimensione spaziale in economia, insomma, sto qui a ragionare, non è una cosa molto importante, ma comunque si fa. Da quel momento avevamo anche la fortuna che abitavamo a San Polo a distanza di qualche meno di centinaia di metri l'uno dall'altro, quindi la strada la facevamo molto spesso e chiacchieravamo. Il nostro dibattito culturale, tra virgolette, un dibattito che non è mai finito, ed è sulla, come si potrebbe dire, se adottiamo un approccio popperiano alla definizione di uno scienziato, e lo scienziato è quello che ha soprattutto capace di identificare le cose che non contano l'accidente, e quindi di concentrarsi sulle cose, il problema era: nel guardare questa dimensione che ci accomuna, si parte dall'eterogeneità del territorio e poi eventualmente si guarda l'omogeneità di quello che sta sotto, o si parte dall'omogeneità, dallo spazio indifferenziato, e poi lo si complica con l'eterogeneità. Ovviamente questo è un dibattito che come vedremo, ha avuto una non una soluzione, perché non esiste. Ovviamente entrambe le dimensioni sono tutte esistono, devono coesistere, ma ripeto, la gerarchia sta bene. Noi abbiamo continuato tutte le nostre attività, un colloquio molto molto spesso, molto 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 ripetuto, molto insistito su queste e su altre cose, poi perché poi i temi di ricerca comuni sono stati Venezia, il porto, il vento, tutte quelle cose che avete detto, su quasi tutte le cose in cui Gabriele si è esercitato, tutto sommato mi sono esercitato anch'io, e quindi eravamo un po' ci sentivamo, ci spalleggiavamo, e sempre con grande come dire, rigorosa difesa del proprio punto di vista, ma con una grande interesse a sentire il punto di vista che veniva espresso dall'altra parte. E siamo andati avanti, diciamo che è poi tutto da ridere, perché io, il mio professore di economia regionale all'inizio, mi ero preparato, il mio primo esperienza all'estero in un dipartimento di geografia, lui in Canada aveva frequentato anche degli economisti, quindi era tutto un intreccio in quel momento si fonda, io partecipo alla fondazione della Società Italiana di Scienze Regionali, una cosa che non, come dire, che i geografi come vedono come una faccia minore, un concorrente minore da tenere un po' così, però insomma ci si chiede ogni giorno cosa fai tu e cosa faccio io, ma ognuno continua per le sue strade, immaginando di poter sempre domani, ma questo è l'aspetto positivo, di poter dare un contributo positivo su quello che va avanti. Bene, questo è il discorso. Nel discorso un po' più di terra è che io e Gabriele, fondamentalmente, da quel momento in avanti, quasi, almeno io, non faccio quasi niente in cui non ci sia anche Gabriele. Nel 91 ci inventiamo il CISET e lui lo progetta assieme a me, la scuola di economia e turismo, la scuola speciale di economia e turismo, e poi il centro su questo.
Scusate, il patto tra di noi, non so quanto Fabio lo sapesse, ma insomma viene suggellato con un nostro unico articolo in comune. Nel 1980 noi abbiamo scritto, me lo guardo perché non mi ricordavo più, ed sono il rinnovo urbano e le trasformazioni sociali del centro storico di Venezia. E andatelo a vedere, io e Gabriele discutevamo e Fabio, e Fabio ci buttava dentro quantità di numeri infiniti con cui cercava di dimostrare quello o di non dimostrare quello che noi stavamo dicendo, ed è il primo studio sull'esodo provocato dai restauri a Venezia, dal rinnovo urbano, cioè che il rinnovo urbano veneziano di quegli anni anziché il restauro delle case veneziane, anziché produrre un effetto positivo perché avrebbe dovuto sostituire le case balsane di prima in cui i veneziani non ci stavano, andavano via, produce che siccome aumentano di prezzo vengono cacciati via. C'era anche un accenno, un'altra cosa che forse avrebbe la pena di riprendere adesso qua Paolo, a chi ha voglia di farlo, ed è che la caratteristica sociale dell'esodo da quel tempo a Venezia non è per niente un esodo popolare. Venezia perde i ceti medio-alti. Se noi guardiamo quello che è successo nella continua caduta di popolazione del centro storico, sopravvivono per un lungo periodo i ceti più bassi, i ceti operai, alla Giudecca e nei contorni, mentre si fa il buco centrale, e questo è documentato in delle mappe fatte da Fabio, che sono in questo numero di Sistemi Urbani. Comunque facciamo il CISET, continuiamo a fare tutte le nostre cose e a girare, poi in un certo momento nel 93 sentiamo il richiamo della foresta o quello che si è detto precedentemente, no, questa idea un po' illuministica che siccome tu sai qualcosa forse potrebbe essere utile alla comunità. Abbiamo scoperto ex post che avere ragione non è né necessario né sufficiente, no? e quindi abbiamo comunque cercato in qualche modo di contribuire nella nostra maniera. Io per vari motivi in quel momento non potevo occuparmene più di tanto e lui fa l'assessore della Giunta Cacciari cominciando in quella situazione. In quel momento a me capitava di fare il rettore e quindi si stabilisce un altro contatto andrà avanti successivamente, ed è quello della nascita del Parco Scientifico e Tecnologico, che era nato qualche tempo prima, in cui avevo ereditato la presidenza da Castellani e, per la cronaca, lascerò a Gabriele nel 97 quando parto per Roma a fare il ministro, e quindi non potevo più tenere quel posto e quindi lui continuerà in quella direzione. Ma in questo momento in cui il discorso diventa quello appunto l'illusione di poter dare dei contributi di sostanza a quelli che abbiamo già detto qui dentro. Attenzione, illusione smanita, io penso che è un'illusione che va continuamente coltivata, nel senso che occorre sempre provarsi a riprovarci, sapendo però forse che non ottieni i risultati immediati, che non ottieni i risultati che vorresti, ma che alla fine qualcosa lascia, no? Perché qualcosa resta di queste cose che tu vai dicendo. Le nostre battaglie perse sono la città metropolitana di dimensione vasta che non parte. Hanno fatto assieme lo studio quando la regione aveva elencato tutte le possibili alternative di città metropolitana, e la nostra l'ha scattata subito, essendo quella giusta, ovviamente, no, ma non ha nessuna importanza. Lavoriamo sul porto di Venezia e le sue cose, anche qua cercandolo di mantenerlo a un livello di competitività internazionale che poi è andata scemando, insomma tutta una serie, il modello Veneto, tutte queste cose qua, sono tutte cose che ci mettono assieme. Ma a me interessa cosa fa Gabriele, e Gabriele con quel sorriso è dipinto qualche volta, nel senso che dimostrava invece che sotto c'era una volontà di ferro, per cui quella che io avevo già sperimentato nel nostro dibattito, culturale, no? Ma e quindi sempre molto con il rispetto assolutamente delle regole, delle forme, senza mai nessuna cosa, ma cerca di fare tutto quello che può, e quindi fa bene l'assessore e si prepara, siamo sempre in quegli anni, poi ad occuparsi di quella cosa di cui parleranno poi eventualmente i miei amici, che è durante il mio rettorato facciamo partire sia beni culturali che scienze ambientali, e bisogna mandare qualcuno
chissà chi arriva questi qua, no, chissà chi arriva da fuori di questi qua, ci vuole qualcuno dei nostri che vada lì a essere sicuro che la situazione stia in piedi. E quindi Gabriele va con il compito di tenere a bada i gate di turno e così via, perché in quel momento siamo stati ovviamente estremamente fortunati. Mi ricordo il primo incontro che ho assistito da Zaino Mainardi e Gabriele, e poi gli incontri con cui facevamo con quegli amici anche che avevamo chiamato per informatica, che erano altri, che sarebbero diventati poi l'altro pezzo di scienze in prospettiva. Ma comunque, insomma, questo progetto, anche da questo momento, io dico, insomma, quando ho bisogno di qualcuno che mi desse una mano per tenere insieme le cose, Gabriele, e quindi Gabriele è lì, Gabriele è stato al CISEL, Gabriele fa il presidente del parco scientifico quando vado via, e Gabriele continua a fare tutte queste cose, sempre col sorriso sempre con questa idea, con questa capacità di portare avanti le cose che riteneva giuste ed utili. Nel 2008 si risolve il nostro, diciamo, si chiude in bellezza il nostro incontro scientifico, perché porca della miseria, Paul Krugman vince il premio Nobel in economia per la dimensione spaziale, e questo vinco io. Però perché? Perché ha inventato la New Economic Geography. E quindi, allora, abbiamo detto quella volta, beh, a sto punto mi pare che sia proprio evidente che l'incontro era giusto, che il percorso da fare era questo, e per quanto riguardava i nostri piccoli contributi in questi anni di lavoro comune, sia quelli sostanziali sia quelli culturali, erano stati scelti bene bene. Dico in ultima battuta, e poi ho finito, perché non sono riuscito, ho insistito in tutti i modi di rompere le scatole a tutti per avere un curriculum, un video un po' più dettagliato, ma pare che non ci sia, quindi credo che sia necessario che invece qualcuno ci metta le mani per farlo. Il curriculum complessivo, non soltanto accademico, perché c'è un punto, credo di poter dire, che l'unico momento in cui Gabriele scende del tutto dal suo torre d'avorio è nel 97, quando accetta lui, come me, obtorto collo, di formare una lista per il Consiglio Comunale, i cosiddetti democratici per Venezia e Mestre, e lui accetta di essere in lista. Voi capite che significava proprio, come dire, passare dalla parte di quelli a cui aveva detto quelle cose che avete già sentito dire prima. Grazie a tutti. Grazie Paolo. Grazie. Ignazio, posso chiederti di portare il tuo ricordo? Grazie Ignazio. Io ho conosciuto Gabriele quando era ancora studente, ed era uno quel gruppo di studenti eletti che a Ca' Foscari faceva riferimento a Cadolfin, in un periodo molto difficile perché era il periodo della contestazione. L'ho conosciuto, insomma, ho parlato con lui e mi ero fatto già allora l'idea di una persona che aveva un'attenzione particolare per gli aspetti sociali, umanistici, così. E quando scelse di fare il suo impegno in geografia economica, francamente io ero piuttosto, consideravo una scelta che non capivo tanto bene, insomma. E dopo, come ha ricordato anche Paolo Costa, gli anni successivi non sono stati anni di grande collaborazione tra noi economisti, diciamo, del Dipartimento e il Laboratorio di Geografia Economica, perché Oscar non voleva neanche sentire parlare di Dipartimento, insomma. Per cui ci siamo un po' persi, insomma. Ecco, i rapporti sono ripresi quando io, da macroeconomista, ho cominciato a occuparmi, verso la seconda metà degli anni Ottanta, di economia dell'ambiente. E lì avevo visto che Gabriele si occupava anche lui di geografia
ambientale, così. Dopo c'è il periodo della nascita del corso di laurea in scienze ambientali, bisognava trovare un ordinario che andasse a fare economia dell'ambiente. Io mi sono spostato da economia a economia dell'ambiente nel 90 e ho cominciato, alcuni dei miei studenti sono ancora qua, abbiamo cominciato questa avventura del corso di laurea in scienze ambientali. Però io già dopo un anno non ero più molto convinto di questa scelta di stare, per carità, tutti carissimi colleghi, ma insomma io facevo l'economista e lì dentro non mi trovavo molto bene. Per cui sono tornato indietro, ma bisognava trovare chi veniva al posto mio. E per fortuna Gabriele aveva vinto, credo fosse nel 91, il concorso in geografia economica ed era finito a Trieste. E così per me è stata un po' un'importante scelta di poterlo chiamare. Loro, tutti i colleghi di scienze ambientali, gli ho detto: guardate, ci sarebbe Gabriele Zanetto, come ha detto Paolo Costa, poi non so se ci fosse un disegno, non credo, ma insomma. Ecco, e dopo i rapporti sono ovviamente continuati. Io non ho seguito per nulla l'esperienza di Gabriele nella politica amministrativa, insomma, però posso ricordare semplicemente il ruolo che lui ha avuto in questo tentativo, che non so mai se sia riuscito tanto bene, qui sono i colleghi di scienze ambientali che possono dirlo, di stabilire un contatto tra le scienze ambientali, le scienze economiche e le scienze sociali. C'era questa idea, l'hai citato tu prima, e Gabriele è stato un'importante figura nel mettere in piedi questa interazione dinamica tra economia, ambiente e società, e quindi lui ha lavorato molto in questo senso. Poi sì, ci siamo un po' persi di vista, io ho avuto un rapporto poi molto commovente con lui quando non stava tanto bene, insomma, poi le cose, tutto qui. Grazie. Grazie Ignazio, grazie davvero. Allora, io adesso, prima di passare a quello che abbiamo definito il pacchetto Santa Marta, vorrei chiedere a Sandro Calzavara di portare il suo ricordo, perché Sandro è stato presente in tutte queste prospettive che Gabriele ha sviluppato più di due decenni, e c'è sempre stato in maniera molto poco appariscente, in maniera molto silenziosa, ma c'era davvero sempre nell'attività anche di ricerca di Gabriele e mia, e continua ad esserci, c'era nei rapporti tra Gabriele e quella che oggi si chiama la terza missione, insomma, che in realtà è una dimensione costitutiva del fare il geografo. E quindi, insomma, grazie Sandro per essere oggi qua. Grazie a voi, anche non se... Non abbiamo tantissimo tempo. Sarò brevissimo, anche perché, come diceva appunto la cosa, è difficilissimo parlare di questo, e soprattutto ho sempre avuto un grande pudore nel parlare di cose che considero personali, perché a me Zanetto manca come amico, non mi interessa, non come il resto, cioè... Confesso che non ho più letto una parola di Zanetto, cioè ogni tanto vedo e metto da parte, perché non ce la faccio veramente. Ed è, l'ho conosciuto proprio in un momento un po' particolare della mia vita, perché se giustamente dicevi non conosci il geografo, figurati gli urbanisti, che mia nonna credeva fosse il vigile urbano, no, appunto. E nell'85 dovevo laurearmi, ma nel contempo, nel giorno dopo praticamente della laurea, dovevo per forza fare l'esame di abilitazione di geografia, perché anch'io sono quelle cose strane che arrivavano dalle diverse università. Allora, io che ero nato solo di Vagagini e De Matteis, avevo bisogno di ampliare un po' i miei orizzonti. Allora vado tranquillo a San Polo, sfrontato come sempre, ovviamente giovane, adesso un po' meno sfrontato, un po' più acciaccato, quindi i problemi sono quelli che sono. E arrivo lì e senza appuntamento, e brinco subito Gabriele, e già subito le caratteristiche sono chiare. Primo, la grande disponibilità, cioè è perdere non mezz'ora, non un'ora, ma quasi un pomeriggio, cioè, capito, senza avere appuntamento con uno che non conosci, è abbastanza incredibile. La seconda cosa è quella che, vabbè, potremmo chiamare brainstorming, ma non è così, cioè quello di poter saltare da un discorso all'altro con una velocità pazzesca, dove non c'è il problema, non è l'assenza di formalizzazione, lui la formalizzazione in testa ce l'aveva tutta, è che saltava il formale, sono due cose diverse.
aveva un pensiero divergente che ti stupiva, ti immaginava, ti faceva capire delle cose con una, senza mai giustamente soffermarsi su nessuna, che ti apriva in 5 minuti orizzonti che neanche esistevano poco prima. C'era mica, lo chiama Maverick, no, cioè Maverick è nel... sì, vabbè, è uomo informale, sì, però vuol dire è vacca non marchiata, cioè nell'originale, è non marchiabile nel caso di Zanetto, cioè nel senso che non gli puoi mettere un marchio. Questa forma di stare giustamente, come si diceva, sempre al margine, è di una meraviglia pazzesca, no? E quindi ti capisci. La terza cosa che mi ha colpito è che giravamo intorno al mappamondo, appunto, e c'era questo, quel famoso mappamondo che ogni tanto gira più il mappamondo della Terra a momenti, da questo punto di vista, l'ho visto ormai in tanti punti, appunto, della facoltà a cui tengo molto, e c'era questa forma di parlare su questa cosa con una forma di rispetto, di sacralità, che non sapevi se era sacralità nei confronti dell'oggetto storico, cioè senza toccarlo, ma oppure di quello che rappresenta, che è di una meraviglia pazzesca, cioè non è la capacità del dominatore, ma è quella dell'esploratore, come si diceva prima, che è quella proprio di esplorare, ma da un altro punto di vista essere anche abitante. Probabilmente Zanetto era l'unico abitante che io conosca, nel senso che si metteva l'abito del posto con una facilità che era assolutamente disarmante. Ricorda un po' quello che si diceva, parlare di Venezia, eccetera. Sì, ricorda Calvino, no? Quando al Cante, adesso parlami un po' di Venezia, e la risposta è: ma ti ho parlato fino adesso delle mille città, cioè di una che è Venezia. E quindi questa è assolutamente disarmante da questo punto di vista, ed è questa, secondo me, la ricchezza di Zanetto: la disponibilità, la capacità, la velocità di pensiero, la capacità di scenare, la capacità di abitare. Per cui la grandezza, per me, ripeto, di Gabriele, è l'interazione. Ed è quella che manca, cioè i suoi scritti sono eccezionali, non c'è niente da dire, li ricordo, li potrei riscrivere praticamente paro paro, ed è importante quello che ha lasciato, però quello che manca è l'interazione con lui, che è una parte l'aspetto dell'amico, dall'altra parte la genialità che ha nel costruire i sistemi relazionali complessissimi. Una volta a un convegno che avevamo organizzato sulle prime cose, non era ancora nata la valutazione di impatto ambientale, e dice: Sandro, non sono preparato, faccio le strategie che di solito uso in queste cose, faccio l'aria sognante e comincio a parlare in linguaggio metaforico. Cioè io ho ascoltato criptico metaforico, scusami, non era dimenticato. Cioè, fa Gabriele, alla fine Gabriele fa: fammi un favore, non stai per parlarti altro, è stata una cosa meravigliosa, un'esperienza eccezionale, quindi è meglio che lasci perdere la preparazione di... Ed è quindi questo sistema, anche capacità di relazione e sapere come coinvolgere spazio, luogo, persone e metterli insieme in qualcosa di coinvolgente, è più unico che raro. C'è un problema, la parte politica. Vorrei finire citando a sproposito Tucidide, no, ovviamente, che quando ti dice che appunto che la città non è fatta dalle pietre, dalle sue mura, dai suoi uomini, da 10 anni siamo un po' più poveri, credo. Grazie. Grazie, Sandro. Pier Francesco. Allora, a noi chiedi di Santa Marta. Beh, insomma, tu puoi dire. Ah, no, figurati. Nel senso che con Gabriele siamo arrivati nello stesso anno, nel senso, ritornato da Trieste, ci troviamo, e qual è la prima avventura da affrontare? Sono le scienze ambientali, perché è una grande innovazione, il primo corso di laurea in scienze ambientali in Italia. E devo dire, questo è sicuramente merito di chi ci ha preceduto, che ha costruito e è riuscito a realizzare un percorso che aveva un senso e che ha poi portato a creature di questo tipo lì. Corso stupendo, i primi in particolare. Ma con Gabriele avevamo un problema, e cioè le scienze ambientali per definizione sono multidisciplinari, pluridisciplinari, transdisciplinari, quindi uno sforzo incredibile, e fra l'altro anche nell'ambito delle scienze, faticoso, perché le scienze sono disciplinari,
e quindi andiamo controcorrente, non è un discorso banale, è un discorso veramente complesso. Ovviamente anche noi, guarda, c'è un filo che corre, la peripateticità ad esempio, cioè che noi parlavamo, ho dei ricordi di Gabriele, parlavamo sui ponti, chissà perché sopra i ponti non ci fermavamo là e parlavamo ore, però che probabilmente chi passava, non so se, vabbè, e parlavamo proprio di questo tema, perché occorreva anche una strategia, nel senso che noi lavoravamo in una facoltà, ex facoltà di chimica, e quindi avevamo a che fare con una monocultura. Poi abbiamo anche corrotto, anche, però inizialmente questa era l'impostazione chimica industriale addirittura all'origine, no? Quindi lui veniva dalla scuola di Orio, aveva già sperimentato, cioè, vabbè, però questo era un'operazione grande, perché era un'operazione anche culturale, era un'operazione nuova anche per me che venivo dall'ecologia di Parma e quindi dovevo fare un'operazione. E quindi dovevamo assieme, lui è stato in questo un grande consigliere e anche con il suo solito stile un elemento di mediazione molto importante. E lì, sai, dovevamo entrare in una facoltà appunto che era abituata da tempo, chi ricorda questa facoltà, in cui trovavi momenti esilaranti, in cui Giorgiani diceva: Sam, fermi tutti, Sam, abbiamo un problema. E Mazzocchi che diceva: no, tu tasi. E dopo un po' si alzava e dice: posso parlare? No, te parlo quando te lo disnomi. E via, cioè, no, c'era efficientissima, ma diciamo, c'era un regime che funzionava. Qui ho testimoni, avevamo un po', noi avevamo facoltà di scienze allargate con tutte le discipline, avevamo uno stile un po' diverso da Parma. Vabbè, e quindi dopo un po', con il suo aiuto, proprio anche nell'economia dell'ambiente, no? Lui ha introdotto, i ragazzi lo possono testimoniare, una modalità, diciamo, di arricchimento partendo dalle sue esperienze, dalla sua cultura economica, dalla sua cultura geografica, creando e seguendo l'esperienza anche di Ignazio, che aveva avviato un po' questo tema e che poi si è interessato per tempo anche dell'economia dell'ambiente. Insomma, non è una cosa banale, è un ragionamento molto molto importante che è cresciuto proprio all'interno di questa nostra esperienza, di queste nostre chiacchierate sui ponti, sui ponticelli di Venezia, magari anche con un po' di, ricordo era sera, era sempre sera e c'era tanto freddo, non so perché, credo che sui ponti c'è questa situazione, ma il risultato non è stato male. Poi anch'io ho dovuto impegnarmi in direzione di dipartimento, Orio che ha avuto la sua storia, la presenza di facoltà, tutto questo, diciamo, ha arricchito la cultura locale, l'ha allargata. Avevamo anche poi il rapporto con gli informatici, il facoltà, e adesso c'è questa realtà anche fisica, diciamo, della nuova sede in via Torino, che può, però tutto questo ha un percorso di formazione, e questo è il primo tema che mi interessa sviluppare e dal quale capire quanto è stato importante, ma molti l'hanno detto, il lavoro di spalla che Gabriele, perché aveva questo atteggiamento di non essere invasivo, invadente, ma teneva conto di queste cose ed era, lo si sentiva quando nei suoi interventi in facoltà, aiutava. No, non è banale questo, perché altrimenti sei sommerso da decisioni che sono insensate, sono definite da dei criteri tipo, sai, quelle che dice, non voglio portare esempi che poi diventerebbero storia e potrei partire una denuncia. Invece l'altro tema di cui discutevamo, perché non era un monocorde anche le nostre discussioni, un altro tema altrettanto importante e che è emerso da vari interventi, a tutti voi, era proprio, io gli chiedevo, non come saggio ma a livello di dialogo, io vengo dall'ecologia, in particolare dall'ecologia applicata,
negli anni 70 una città come Parma scaricava i rifiuti urbani sul gretto del fiume. È una città civile, ma era questa la consuetudine. Cioè, voi capite, anni 70 sono 50 anni, ma non secoli. Il mondo stava cambiando, oggi parliamo di cambiamenti climatici, e gli dicevo, ma come mai la geografia non è presente in questo dibattito? Lo chiedevo anche da ignorante di geografia, ma io, insomma, quell'esperienza che avevo della geografia, mi chiedevo, ma in questo momento è possibile che non ci sia una presa di posizione, un apporto, un contributo, diciamo, orientato ad una... pensiamo ad esempio al problema, secondo me, estremamente pesante e che condiziona i nostri comportamenti, e qui anche gli economisti potrebbero dire la loro, e cioè il consumismo, che uso una parola che può sembrare banale, perché consumismo può essere un consumismo buono e cattivo anche, non è detto che il consumismo sia per sé, è una conquista per certi aspetti. Quando il muro di Berlino è crollato, sono venuti all'Occidente, ma non sono andati a vedere i musei, sono andati nei supermercati a prendere merci. Quando c'è stata la presentazione del Moplan, che è un prodotto di un nostro Nobel, prodotto eccezionale perché un secchio di ferro con la malta dentro pesa 5 kg vuoto, un secchio di Moplan pesa mezzo chilo, no? E quindi ci sono cose stupende da quello. Ma perché oggi abbiamo un continente di plastiche? Cioè, è possibile che non ce ne accorgiamo? Cos'è successo nel mondo? Ecco, non può essere una mera denuncia, deve esserci dietro anche la capacità di immaginare degli interventi. Allora questo era il quesito che io ponevo a Gabriele. E io sono anche certo, come io ho cambiato alcune idee, lui ha cambiato alcune idee. Ripeto, era il 92, 91-92 come avvio di questo incontro, che poi è proseguito in altri modi. Ma queste sono le due cose sostanziali che io ricordo con grande entusiasmo. Un piccolo difetto ce l'aveva anche lui. Era un grande signore. Grazie. Patrizia, posso chiederti di ricordarlo? Allora, grazie. Sono una di quelle, insieme a Pierfrancesco, insieme a Danilo Mainardi, di quelli che sono arrivati con gli occhi sbarrati dei colleghi di chimica, che guardavano queste nuove persone che arrivavano davvero con molta voglia di costruire tutti insieme le scienze ambientali, con tutte le difficoltà che c'erano, noi invasori e i nostri colleghi invasi. Ecco, credo che in questo momento Gabriele ha fatto davvero un'opera molto, molto puntuale, che è durata nel tempo e che ha dato, a mio parere, un prodotto importante, che sono state le scienze ambientali di Venezia, prime in Italia, e direi anche con una reputazione molto alta che si è mantenuta nel tempo, proprio perché con lo sforzo multidisciplinare l'abbiamo fatto tutti insieme grazie a lui. Io ricordo perfettamente Gabriele nel momento che qualcuno ha ricordato. Gabriele è arrivato quando è partito il 3+2 di Gelmini, se ricordo bene, e aveva, in quel momento lui occupava, forse era direttore del corso di laurea, e quindi ci ha richiamato tutti, ma con la sua elegante prepotenza, la chiamerei così, ha un dovere preciso di smetterla di fare i professori che stanno a casa e ogni tanto passano per il dipartimento, ma di essere presenti tutti insieme a ragionare insieme su quello che stavamo costruendo. Stavamo costruendo una nuova figura professionale, un nuovo profilo professionale, ne abbiamo qui davanti alcuni, scusatemi, tra i più anziani, e che hanno vissuto insieme a noi quel momento, e credo sia stato molto proficuo. Oggi, proprio venendo qua, l'ho detto con Stefano al telefono, mi sono detta che cosa sarebbe piaciuto oggi a Gabriele del mondo che ci circonda, del mondo accademico, del mondo della scienza. Molte cose, ma una la voglio dire subito. Gabriele, che
aveva davvero questa convinzione, quasi direi ostinazione, a creare la multidisciplinarietà, come veniva chiamata allora. Oggi, li cito in ordine, ho pensato ad esempio a un testo, e guardo Varotto, un testo che si chiama Le mappe dell'Antropocene, il giro del mondo nell'Antropocene. È un libro fantastico, fatto da un geografo, fatto da un filosofo della scienza che è Telmo Pievani. Già un esempio di collaborazione dove credo che tutti noi facciamo forse un po' fatica a muoverci, ma andatelo a vedere quel testo. È un testo di mappe dove si guarda al 2000, verso la fine del 2000, del 2800 arriviamo, a dipingere una geografia dettata totalmente da quelle che sono le previsioni dei cambiamenti climatici. Una geografia che riguarda tutto il nostro pianeta e che mette in evidenza quelle che possono essere naturalmente punti di particolare difficoltà che già stiamo attraversando e come li vediamo lontani. Ho immaginato Gabriele che sfogliava queste mappe. Forse l'ha fatto, ha fatto in tempo, forse questo io non lo so, no. Però l'ho immaginato come il suo pensiero sarebbe andato veloce, sarebbe corso a leggere questo nuovo mondo che questo lavoro fra un filosofo della scienza e un geografo è stato prodotto. E guarda caso ho studiato perché ho letto l'introduzione e Varotto dice nell'introduzione che l'idea della geografia è l'idea di una geografia, dice tra virgolette, indisciplinata, nel senso che non ha una disciplina da escludere, nel senso che la geografia deve correre attraverso le culture, deve essere capace di cogliere spunti, di cogliere strumenti, di cogliere metodi, perché deve essere capace poi di sintetizzare con una visione che poche discipline possono avere. Questo è una delle dei punti che credo a Gabriele sarebbe piaciuto, ne voglio dire un altro, anzi altri due o tre ne dico. Uno è che al Max Planck Institute è stato fatto l'anno scorso, credo nel 2022, c'era un bellissimo articolo sul Corriere dell'anno scorso in estate che diceva un patto per la scienza. Al Max Planck è stato fatto un nuovo corso di laurea, un nuovo istituto anzi, che si chiama... In questo momento mi sfugge, però no, è un istituto di geoantropologia che mette insieme biologi evolutivi, geologi, geografi, antropologi e proprio va a chiamare un insieme di saperi che devono essere messi insieme con quella multidisciplinarietà che diceva Gabriele, a lavorare proprio in funzione dell'emergenza planetaria che sulla quale tutti noi ci stiamo confrontando, che ha bisogno di tutti i saperi, non ha bisogno di parcellizzazioni, ha bisogno di proprio, voglio dire, proprio di una contributo indisciplinato, tra virgolette, nel senso di Varotto. Ne voglio dire un'altra, però, anche Ca' Foscari non si sottrae a questa sfida della multidisciplinarietà che è andata avanti. E oggi so che è il secondo anno di Environmental Humanities. È un corso di laurea, Environmental Humanities, mette insieme uno sforzo grosso, credo, che mette insieme queste diverse culture per lavorare insieme, insomma, operare insieme credo che sia davvero in qualche modo il paradigma che Gabriele ha sempre perseguito e che mi fa piacere che oggi in qualche modo continua attraverso iniziative non soltanto di Ca' Foscari, ma anche ovviamente in Europa e nel mondo. Voglio aggiungere ancora, e poi darò una nota personale, voglio aggiungere ancora una cosa. Credo che a Gabriele sarebbero piaciuti anche molto alcuni attrezzi del mestiere che oggi facilmente sono disponibili, che però alcune sedi li hanno messi a disposizione. Non nascondo che c'è una Zurigo, il Politecnico di Zurigo, che se andate a cercarlo lo trovate, si chiama City Pairings. È l'accoppiamento delle città, nel senso che voi mettete la città, per esempio, no, lasciamo perdere Venezia che è un caso a parte, Torino, e vi compare come Torino sarà fra tot anni, 50 anni, 100 anni, secondo quelle che sono le previsioni naturalmente dei cambiamenti climatici. Ho immaginato anche in questo un geografo con la capacità di Gabriele di leggere e di usare questi strumenti nel modo da poter davvero portare ai ragazzi e agli studenti di oggi delle nuove visioni.
Ancora, questo l'ho preso in prestito da un collega di Firenze, l'ecologo vegetale, che si chiama Letta, non lo ricordo. Beh, grazie. Ha presentato un suo libro, Mancuso, eccolo qui, grazie. Ha presentato un suo libro al Salone del Libro di Torino e ha detto una cosa che a me è piaciuta moltissimo, che oggi la dico proprio perché ho pensato a Gabriele. Gabriele, che era molto convinto della necessità di uso un termine che ho letto in un articolo di Vallerani, di alfabetizzazione ecologica, la necessità di insegnare alla gente a usare la terminologia nell'ambito delle discipline dell'ambiente. Bene, dicevo, il collega di Firenze ha detto una cosa che mi è piaciuta molto e sarebbe piaciuta a Gabriele. Perché noi nei giornali oggi, nei quotidiani importanti, leggiamo un numero che è il PIL? Pensate se si cominciasse a leggere un numero che è la quantità di CO2 parti per milione che noi stiamo via via accumulando nell'atmosfera. Questo? Perché effettivamente Gabriele era una persona che faceva toccare con mano i temi, aveva la capacità di davvero di una chiarezza e di una oltretutto trasparenza e quindi sentendo quello, scusate, mi piaceva immaginare Gabriele che questa cosa l'avrebbe apprezzata molto. Avete toccato tutti la parte politica di Gabriele. Io non l'ho conosciuta se non in due momenti. Uno, quando forse incoscientemente c'è stata una bellissima avventura durata poco, smantellata molto velocemente, che è stato il Parco della Laguna, che Paolo Costa ha avuto il coraggio di mettere in atto, smontata molto velocemente, ma quei 3 anni in cui abbiamo provato a lavorare per far nascere il Parco della Laguna, che ancora oggi sono convinta che sarebbe stata una splendida alternativa, Gabriele mi era di fianco. Mi ha aiutato molto anche a muovermi nell'ambito politico e quindi questo proprio lo sento come posso dire, ancora oggi, di ringraziarlo. Chiudo su una cosa. Da Parma è arrivato Pier Francesco Ghetti, è arrivato Daniel Mainardi, un anno dopo sono arrivata io. Daniel Mainardi ed io eravamo biologi, in particolare venivamo da uno storico istituto di zoologia che trattava molto e si incentrava molto sul comportamento animale. Siamo arrivati, ripeto, con gli occhi stupiti di molti colleghi di chimica, portando anche gli strumenti per analizzare le comunità animali. E con Gabriele, anch'io abitavo a San Polo, nei primi tempi, e ci incontravamo perché lui abitava a San Aponal, quindi capitava che ci incontravamo molto spesso. E come spesso capitava a noi, occupandoci di animali, molti ci fermavano a parlare del gatto e del cane. E anche Gabriele non si è sottratto a questo. E Gabriele ci parlò del suo gatto e ce ne parlava spessissimo. E a un certo punto abbiamo pensato che era davvero forse carino regalargli qualcosa di importante sul comportamento dei gatti. E gli abbiamo regalato un saggio, 600 pagine, di Adelphi, di un autore, credo danese, Leyhausen, sul comportamento del gatto. E che cosa poteva fare Gabriele Zanetta? Tutto. L'ha letto tutto e i nostri incontri continuavano dove lui ci interrogava sul libro sul quale noi eravamo assolutamente impreparati, perché Gabriele credo che non lasciasse nulla di sospeso, nulla di intentato, nulla che lui non avrebbe mai tralasciato un approfondimento. Grazie. Antonio. Allora, cosa aggiungere a quello che è già stato detto su Gabriele Zanetta? Beh, innanzitutto prendiamo atto che il solo ricordarlo è un arricchimento per tutti e quindi nuovamente grazie a Gabriele. Aggiungiamo poi che personalmente il ricordare Gabriele proprio mi rende felice e qui però voglio sottolineare una cosa che forse non è stata debitamente messa in luce, e cioè la straordinaria capacità di Gabriele di comunicare in generale, ma in particolare di comunicare con misurata grazia la gioia e il piacere di vivere. Quindi proprio la felicità della vita. Verrebbe da dire che i nostri predecessori greci avrebbero interpretato la sua scomparsa prematura proprio come un richiamo dall'Olimpo,
aveva evidentemente destato grandi gelosie all'interno dell'Olimpo, e quindi qualche dio o dea, diciamo, si erano risentiti e lo hanno avviato anzitempo nell'Ade. Una parte della battuta, Gabriele ha, diciamo, saputo sempre contagiare gli interlocutori, quindi non si è mai rapportato agli altri in maniera, come dire, accademicamente informale. Ricordo ancora il suo debutto in facoltà quando si è presentato. Un debutto che ha lasciato tutti sorpresi. Perché? Beh, innanzitutto, appunto, per l'eloquio forbito. In secondo luogo, per la capacità di fornire delle visioni, cioè dove stiamo andando, quale contributo intendo dare a questa facoltà, in particolare alle scienze dell'ambiente, chi sono io, da dove vengo, eccetera, eccetera. Appunto, un discorso che lasciò tutti stupiti, scioccati, proprio per la inusualità della presentazione, e che appunto ha suscitato una cordiale accademica diffidenza, se non ostilità. Che però la titolazione della sala conferenze a Orio e a Gabriele Zanetto ha anche questo significato, cioè il riconoscimento unanime del suo lavoro, il riconoscimento unanime del contributo che ha dato non solo alle scienze ambientali veneziane, ma più in generale alla scienza. E qui veniamo quindi a un'altra particolarità di Gabriele, è già stata citata, ma comunque la voglio sottolineare, e cioè già a quel tempo, Gabriele, come altri, ma forse Gabriele meglio di altri, proprio per la capacità di comunicare, il disagio delle classificazioni accademiche. Il fatto che, pensate, tutt'oggi il nostro sistema accademico è ancorato ai settori scientifico-disciplinari. Le carriere si fondano appunto su queste parcellizzazioni del sapere che altrove non trovano da decenni cittadinanza, ma che ancora... Sì, hai ragione. E adesso veniamo anche a me. E veniamo anche a me, appunto, dicendo che non solo io, ma anche altri, pochi altri, hanno fin dall'inizio colto in Gabriele, diciamo, il potenziale di innovazione. E quindi vengo a un altro aspetto che merita di essere sottolineato, cioè l'aver chiaro che sviluppare conoscenze, esplorare attraverso la conoscenza l'ignoto, l'infinito dei saperi, eccetera, eccetera, doveva necessariamente comportare però anche la valorizzazione di questa conoscenza, e che la valorizzazione della conoscenza non poteva non passare attraverso la innovazione. Quindi come innovare a partire dalla conoscenza. E qui devo dire che se c'è stato, come c'è stato, un grande contributo di Gabriele all'allora Facoltà di Scienze, oggigiorno appunto Dipartimento, eccetera, eccetera, vale un pochino anche al contrario. Cioè Gabriele ha imparato dai colleghi a cogliere l'importanza delle tecniche, delle tecnologie, non strumenti risolutivi, ma strumenti capaci di volta in volta di indirizzare gli interventi pratici e quindi le soluzioni che potevano essere adottate per innanzitutto risanare l'ambiente. Qui vorrei ricordare che una delle tematiche fondamentali oggetto delle sue lezioni è stato proprio il risanamento ambientale, visto dal geografo. Quindi come il risanamento ambientale si doveva collegare con le altre figure presenti all'interno del corso di laurea in scienze ambientali. E qui anche qualche data giova a capire quella che allora era appunto la congerie culturale. È soltanto dal 1985 l'istituzione del Ministero dell'Ambiente. È soltanto nell'86 lo Stato italiano emana leggi relative alla valutazione dell'ambiente. E quindi era a quei tempi come valutare l'ambiente
era, diciamo, letteralmente una sfida culturale, una sfida accademica e quindi una sfida che la ricerca doveva affrontare. E Gabriele è stato un grande interprete che però ha affiancato questo sforzo accademico all'impegno per implementare concretamente quello che la ricerca andava producendo. E quindi ecco che personalmente io con lui, a parte l'amicizia eccetera eccetera, diciamo, mi sono sentito profondamente solidale, cioè si è trattato di un sodalizio, torno a dire, innanzitutto accademico, professionale, oltre che amicale, attento a produrre e a lasciare delle tracce di quello che facevamo in ambito accademico. Quindi brevissimamente cito l'esperienza del Consorzio Venezia Ricerche, l'esperienza del Parco, il modo di intendere l'innovazione e quindi il continuare, diciamo, a portare nell'ambito del Parco, nell'ambito del CVR, quello che noi colleghi eccetera producevamo in termini di nuova conoscenza per tradurla in innovazione. E tutto questo ha portato a dei risultati che tuttora si possono, si prestano ad essere esaminati, valutati proprio come dei casi esemplari. E quindi nel caso specifico poi del Vega è veramente stata una grande, profonda tristezza vedere che nel momento in cui i professori hanno lasciato il Vega, nel momento in cui Vega è passato nelle mani degli imprenditori, di nuova classe politica, eccetera, eccetera, il Vega si è gradualmente ma ineluttabilmente spento. E come è noto, oggigiorno è tuttora in liquidazione. Che dire di più? Termino con un argomento che stava molto a cuore a Gabriele e che ricorreva frequentemente nelle riflessioni che faceva anche con gli studenti, eccetera, eccetera, e cioè il concetto di genius loci. Ecco, questo è sempre stato una sua, direi, una sua costante, quello di capire quanto non solo lui personalmente, ma appunto innanzitutto gli studenti e quindi i nostri laureati, i colleghi e quant'altro, sapessero interpretare cos'era il genius loci. E aggiungo ovviamente, già stato forse ricordato, che Gabriele non era veneziano, anzi i primi 20 anni di Gabriele, diciamo, sono 20 anni che trascorre a Padova, quindi in un ambiente completamente diverso, quindi un veneziano di adozione. Un veneziano, tuttavia, visceralmente innamorato di Venezia, visceralmente al servizio di Venezia. E quindi molte delle cose che ha fatto, molte delle sue riflessioni teoriche, nascevano proprio dalla capacità di leggere a fondo il destino di Venezia e quindi di rapportare quello che era Venezia a quello che Venezia oggigiorno e a quello che sarebbe divenuta Venezia. E quindi Porto Marghera in generale gli apparsa immediatamente come un'occasione formidabile per implementare, proprio per mettere in pratica, per dimostrare non tanto il sapere ma il saper fare, come discendeva da questa definizione di genius loci, e cioè un soggetto capace di interpretare le dinamiche socio-culturali, le dinamiche economiche, ambientali, e quindi il rapporto fra individuo, società, comunità e città. Tutto questo per dire che l'eredità di Gabriele non è assolutamente terminata. Un esercizio che mi permetto di suggerire ai geografi è quello non solo di rileggere Gabriele, ma di proseguire, cioè quello di Gabriele è stato una specie di capitolo 1
capitolo 2, capitolo 3, dare una sequenza evolutiva a quei concetti, perché è chiaro che in quest'ultimo decennio le cose sono cambiate drasticamente. Vorrei anche qui ricordare, giusto per capire meglio, diciamo, quando tutto questo è accaduto, che è dell'87 il rapporto Brundtland sullo sviluppo sostenibile, è dell'inizio del 92 il grande cambiamento politico che abbiamo vissuto tutti, e cioè il passaggio dalla CE, una comunità economica europea, alla UE, unità europea, e poi l'altra trasformazione fondamentale, il passaggio dal GATT al WTO e quindi all'Organizzazione Mondiale del Commercio. Questo per dire quindi che tutto questo si è sviluppato in una dimensione di apertura, in una dimensione di, appunto, globalizzazione, perché la globalizzazione ha significato anche questo, e quindi quello di dare impulso ad uno sviluppo sostenibile, quello di dare impulso a un risanamento complessivo che doveva essere poi coniugato, seguito dalla valorizzazione anche economica, oltre che sociale, di tutto questo. E quindi Gabriele è stato un interprete lucidissimo di tutto questo, e quindi rileggere oggi Gabriele vuol dire anche connettere quello che ci ha detto con tutto quello che è allora accaduto e stava accadendo, avendo, torno a dire, qui concludo, questa grande capacità, quello di anticipare e quello di innovare. Grazie. Ringrazio, scusate, ma vorrei ringraziare in particolare Mariuccia, oltre che i familiari di Gabriele, per averci dato appunto questa opportunità. Ma senz'altro, ma voglio dire, al di fuori della cerchia accademica, la famiglia, perché appunto tutto questo ci ha permesso appunto di riflettere su non solo quello che è stato Gabriele, ma soprattutto sul presente, sul nostro futuro. Grazie Antonio, grazie. Andrea? Ecco, noi abbiamo un'altra decina di minuti, vero, al massimo, Mariuccia, mi pare, no? Al massimo, quindi poi anche Francesco ti porti il tuo ricordo dopo Andrea. Grazie Andrea di essere qua con noi. Grazie a voi. Farò così, intanto mi sono portato, non vi leggerò tutto il libro, ma volevo leggervi le sue parole. Prima di farlo volevo ricordare, così ha fatto adesso anche il professor Marco Mini, che la straordinaria capacità di farsi intendere che aveva, io lo chiamavo sempre professore o assessore, e così siamo andati avanti fino alla fine, insomma, scambiandoci telefonate molto interessanti, perché io spesso chiedevo un consiglio, ma anche il professor Zanetto ne chiedeva, o diciamo pretendeva di averne, perché non sempre uno era in grado di rispondere alle sue domande. Del resto faceva parte di una giunta di persone, giunta comunale, abbiamo ricordato Cacciari, qui c'è anche un altro assessore con il quale ci vediamo più spesso, ma insomma erano tutte persone di una certa, come si può dire, volitività. Ecco, un altro appunto compianto professore era il vice sindaco, che si chiamava Rosini, e del resto anche lui mi telefonava, avevano questa cosa in comune, ovviamente senza sentirsi, pretendendo di ottenere delle risposte che non sempre erano disponibili. Peraltro non aveva in comune con il professor Zanetto, il professor Rosini, l'estrazione religiosa, e quindi lui mi chiamava per sapere se i crematori funzionavano, perché la cosa gli interessava, e pretendeva anche che non facesse code telefoniche per avere questa notizia, che poi sfruttò. E del resto ne parlammo col professor Zanetto in un'occasione simile a questa, che si tenne qui al piano di sotto. Noi due eravamo seduti insieme. Sì, era un argomento allegro, perché lui lo rendeva
facilmente allegro, e quindi eravamo qui a ricordarci che cosa ci prescriveva il vice sindaco. Si presentava l'assessore con una matita qua nel taschino, non so se voi lo ricordate, usava spesso la matita, scriveva messaggi con matita, che io ho anche conservato, ma alcuni perdono la grafite col tempo, quindi li ho anche fotocopiati. Comunque, come promesso, non dirò altro, anche se ce ne sono diversi di aneddoti, secondo me anche divertenti da sapere, ma vi voglio leggere questa pagina, che è un'introduzione a un quaderno di urbanistica che riguarda la variante, uno dei lavori a cui fummo tutti chiamati allora, la variante urbanistica di Porto Marghera, quindi di fatto un po', se vogliamo, il cuore, da quello che anche si è sentito stasera, del cimentarsi del professor Zanetto. Avrete la pazienza di ascoltare le sue parole. Intervenire su una grande zona industriale costiera richiede innanzitutto capirne la coerenza con le strutture economiche, tecnologiche, geopolitiche e regionali in cui si inserisce nel periodo della sua costituzione. Solo così è possibile derivare dai mutamenti in corso il trend evolutivo, i motivi delle sue difficoltà e finalmente quali azioni amministrative possono assecondare un suo riassetto produttivo. L'azione del Comune di Venezia per la riqualificazione della zona industriale di Porto Marghera si fonda sull'ipotesi che questa, come la generalità delle zone industriali costiere europee, abbia esaurito la sua funzione di grande officina per la lavorazione di materie prime importate via mare e debba essere reintegrata nello spazio metropolitano veneto, per il quale rappresenta una straordinaria occasione di riassetto complessivo. In questo contesto il porto diviene assai poco rilevante nelle sue funzioni di mero transito di merci povere, ma vitale come nodo di gestione del ciclo integrato di trasporto, asse di quella funzione materiale di gateway necessario completamento a quella immateriale di nodo informatico e gestionale della metropoli. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è stato sintetizzato in tre pulizie: una pulizia normativa, tesa a semplificare al massimo le regole urbanistiche, rendendo trasparenti le condizioni di insediamento e togliendo alla zona industriale quel subdolo carattere di extraterritorialità urbanistica che la rendeva ingestibile al di fuori delle decisioni di grandi interessi sovralocali. Una pulizia ambientale, perché una zona industriale attiva da ben prima che fossero vigenti norme a protezione dell'ambiente ha subito danni che ne rendono difficile il riuso in assenza di una precisa conoscenza del costo di risanamento. Una pulizia dell'immagine, perché Porto Marghera è stata a lungo sinonimo di industria sporca e di tensioni sociali paralizzanti. Questa variante urbanistica, volendo sintetizzarne l'effetto, restituisce la zona industriale al mercato, con le sole generali indicazioni necessarie al suo ordinato sviluppo, affidando la riqualificazione a due atti amministrativi che dovranno preludere al riuso dei singoli lotti, il piano di recupero e il piano di risanamento ambientale, di cui la variante indica il protocollo di redazione e al quale subordina la concessione edilizia. Con questi strumenti si abbandona ogni concezione dirigista, secondo la quale un'unica autorità che tutto vede, sa e può prefigurare un assetto territoriale, finendo magari per sterilizzarne la capacità di evoluzione e di adattamento, costituendo invece gli strumenti per una sua graduale evoluzione nella quale siano attive e promosse le forze del mercato. Lo stesso risanamento ambientale è silenziosamente avviato con la sua approvazione da parte della competente amministrazione provinciale dei primi piani di risanamento, mentre per altri lotti l'applicazione del protocollo ha constatato che nessun intervento per la protezione dell'ambiente era necessario. Si tratta di un atteggiamento profondamente innovativo che sostiene graduali autopromozioni per superare le messianiche attese di interventi governativi e le lamentazioni sulla compromissione ambientale, così sterili se non sono accompagnate da un piano d'azione. Il processo di riqualificazione è innescato e si farà presto inarrestabile se solo le prime aree dismesse passeranno di mano. Moltissimo resta da fare e per molto tempo,
ma come tutti i processi che mirano a costruire apparati geoeconomici complessi, sarebbe pericoloso forzarne oltremodo le tappe, come la natura, neanche la geografia economica accetta la discontinuità. Ecco, questo aveva scritto l'assessore alle attività produttive negli anni di lavoro con quella giunta, e vi dirò che l'assessorato ai problemi del lavoro, che era uno delle tre deleghe, perché aveva l'ambiente, le attività produttive, il commercio, anzi quattro deleghe, e l'assessorato ai problemi del lavoro era retto dall'assessore e dal sottoscritto, e naturalmente i problemi del lavoro erano tanti, insomma. Finisco qui perché so che il tempo è poco. Grazie. Grazie Andrea, grazie. Francesco Pedrini, che io ho conosciuto per telefono quando dividevo lo studio con Ilaria Bramezza al nono piano dell'Erasmus Université di Rotterdam, e ogni tanto chiamavo Francesco, sentivo questa voce splendida, perché Francesco ha una voce bellissima, e poi l'ho conosciuto dopo qualche anno dal vivo. Buonasera. Cercando di essere sintetico come chi mi ha preceduto, io vorrei dire che Gabriele Zanetto l'ho conosciuto relativamente in giovane età, metà degli anni 70, con lui e con Costa Rullani Volpato abbiamo costruito il primo lavoro sulle partecipazioni statali nel Veneto, dove lui ha descritto la distribuzione spaziale e l'apporto territoriale che le partecipazioni statali in quel momento portavano alla struttura produttiva veneta, e in quel caso si è scoperto che non metà ma una gran parte del prodotto lordo del Veneto veniva gestito in qualche modo dallo Stato, non coordinato. In particolare io poi ho preso una strada molto rigida inizialmente sui metalli non ferrosi, e da lì sono approdato al comprensorio della legge speciale, dove non ho collaborato con Gabriele perché lì non aveva avuto un ruolo pesante. Subito dopo invece sì, perché subito dopo c'è stato un sogno fatto assieme, e da lì ho apprezzato soprattutto la disponibilità a innamorarsi delle idee e a metterci completamente tutto a disposizione di un'idea e di collaborare sulla conferenza Venezia Città dell'Innovazione e sul sogno di fare di Venezia una dépendance, un pezzettino, un riporto della Silicon Valley già nata e matura e pronta per essere in qualche modo esportata. Quella volta, se Gianni De Michelis, invece che laurearsi in chimica, si fosse laureato in ingegneria, le cose sarebbero andate in modo diverso. Mentre appena nominato ministro in quel momento delle partecipazioni statali e prima del lavoro, ha gestito a modo suo la riconversione di Porto Marghera, che non era il modo impostato né nel comprensorio né in comune in alcune giunte successive. Su questo, il terzo momento di collaborazione con Gabriele, sempre più diciamo intenso, è stato proprio in occasione della nascita di Venezia Ricerche e degli studi sulle aree costiere franche e soprattutto sugli standard geografici, sugli standard di comunicazione tra i sistemi informativi geografici che in quel momento erano nati e sui quali si era abbastanza pesantemente speso, pur non essendo una sua materia, diciamo, di origine, ma riconoscendo ai GIS uno strumento fondamentale per la gestione del territorio e per la manutenzione, per la tenuta in mano della città. Quindi con le successive giunte e i suoi ruoli nel parco scientifico, La cosa che ricordo di più di Gabriele è sempre stata la disponibilità a confrontarsi, a dare consigli, ma anche a chiederne, come ricordava Razzini, e trattare le persone per quello che dicevano, sia nel bene che nel male, piuttosto che per i ruoli che avevano, pur rispettandoli, pur alla fine
essendo anche lui sottoposto a una certa gerarchia e disciplina all'interno della giunta, diciamo che la sua opinione la faceva valere e era abbastanza autorevole, anche perché poi il suo mestiere di geografo ha coinciso con il ruolo che ha avuto sulla riconversione di Porto Marghera, anche se ovviamente non ha potuto invertirla la riconversione, anche se Marghera è stata un po' una tabula rasa di competenze, però il salvabile l'ha salvato e territorialmente ha fatto molto rispetto a quello poco che è stato fatto successivamente a lui e alla situazione attuale. Quindi è un ricordo di una persona che è mancata sia come amicizia, soprattutto, che come punto di riferimento in una disciplina molto utile e che a questa città, anche e specialmente forse in questo momento, servirebbe molto, perché non si sarebbe certo lasciato sfuggire parole del tipo che il turismo è ingestibile o cose di questo tipo, avrebbe cercato di gestirlo. E questo cerchiamo tutti noi nel nostro piccolo di poterlo fare, sfruttando gli strumenti che ci sono e che 10 anni fa non c'erano. Nel 2011 qualcosa era incominciato, ma rispetto alle tecnologie attuali c'era molto poco. L'avrebbe saputo utilizzare bene e ci manca sempre molto. Grazie Francesco per questo ricordo e questa chiusa molto personale. Tommy Meduri del gruppo di Ideas, scusate la semplificazione del gruppo di Ideas, ma qua c'è una foltissima rappresentanza di studentesse e studenti. Tommy, un minuto. Me lo farò bastare. Innanzitutto grazie per l'invito e l'organizzazione Stefano e Marco di questa bellissima serata. Il mio intervento è su un piano completamente differente rispetto a chi mi ha preceduto. Quindi innanzitutto si concentra su due ringraziamenti. Il primo è professionale e il secondo è molto personale. Quello professionale riguarda il fatto che centinaia di studenti sono passati sotto il professor Zanetto e molti di questi poi hanno cominciato a collaborare con lui all'interno soprattutto del Centro Ideas. E io ho avuto anche la fortuna, dopo essere stato studente, di poter continuare la mia avventura universitaria con un piede all'interno del Centro Ideas, ma un piede anche fuori, perché il Centro Ideas era questo, permetteva anche di avere finalmente la possibilità di guardare cosa succedeva all'esterno dell'università e di conoscere anche moltissimi tra ricercatori professionisti, molti dei quali sono questa sera presenti e molti non sono potuti venire perché all'estero per problemi di lavoro o familiari. E una sera di 10 anni fa io e Silvia Lombardo, la mia socia nonché collega del periodo di Ideas e anche del periodo universitario, tornavamo in macchina da un'azienda alle 7:30 di sera e ci chiama il professor Zanetto. Alle 7:30 eravamo in A4 e ci ha tenuto per una mezz'oretta al telefono tra i suoi famosi zaneddoti, come li chiamavamo noi studenti e colleghi, e abbiamo parlato di più nemmeno fino a che poi non si è congedato dopo mezz'ora perché era molto stanco. Quello è stato l'ultimo ricordo che noi, io e la mia collega Silvia, abbiamo, perché è stata l'ultima volta che l'abbiamo sentito, perché poi è mancato dopo poco. E quindi il mio ringraziamento e anche degli altri colleghi che sono qui questa sera riguarda proprio il mondo professionale, perché il Centro Ideas ci ha permesso di essere buttati, chiamiamolo così, nella fossa dei leoni e di capire veramente cosa succedeva fuori, di poter utilizzare poi le nostre conoscenze e le famose skill che abbiamo appreso durante questa attività nel mondo professionale. 15 anni fa diciamo il mondo della sostenibilità non era sulla cresta dell'onda come oggi, e quindi diciamo questo ci ha aiutato molto. Per quanto riguarda il ricordo personale, riguarda proprio il 2000 o 2001, il mio primo esame a scienze ambientali, che era l'esame di economia dell'ambiente di cui tanto si è parlato questa sera. E noi eravamo tutti gli studenti un po' in crisi perché tra l'altro c'era appena stata la riforma e nessuno di noi capiva come mai, avendo il doppio degli esami, alla fine, o meglio, bisognava studiare, no? il doppio, c'era un po' di confusione ancora nell'organizzazione, però sta di fatto che il mio primo esame è stato con lui. Entriamo in studio da lui in altri 4 per fare l'orale. E io sono stato preso, dalla mia attenzione è stata presa immediatamente da 2 dei tanti oggetti e fotografie che c'erano nello studiolo. Una mappa geografica 3D degli anni 70 che ha, diciamo, attirato la mia attenzione, e un altro oggetto degno da Wunderkammer, cioè una zampa di elefante che il professor Zanetto aveva trovato a Venezia, che probabilmente faceva parte di una zampa di un vecchio biliardo di fine 800, insomma, o primi 800.
E questa cosa ovviamente ha molto deviato la mia attenzione durante l'esame, e nonostante questo è andata molto, molto bene lo stesso. Quindi il mio ringraziamento riguarda anche il fatto che dopo tanti anni ad un mercatino mi è esploso questo ricordo, perché ho visto una mappa molto simile che poi ho acquistato e adesso è all'interno del mio studio, e io, ma soprattutto mia moglie, lo dobbiamo ringraziare per il fatto che adesso in libreria io non vi dico dove l'ho presa, una vertebra di giraffa che quando l'ho vista ovviamente l'ho presa per ricordare questo momento. Questo è uno dei tanti aneddoti, ma in realtà sappiamo bene che ce ne sono moltissimi, e vi ringrazio veramente per la compagnia questa sera. Bene, io do la parola a Marco, che conclude questa riunione, anche perché vedo che ci guardano, nel senso che dobbiamo esatto, il tempo è tiranno. Grazie. E abbiamo un buffet che ci aspetta. E i ringraziamenti a tutti voi per esserci oggi, a Stefano per aver dato un contributo fondamentale all'organizzazione di oggi, al gruppo dei geografi che anche negli anni scorsi ha reso possibile una serie di ricordi mio padre con i premi agli studenti meritevoli, le pubblicazioni. Ci uniamo al saluto, all'abbraccio a Federica Cavallo naturalmente. E ricollegandomi all'ultimo intervento di Tommy, agli zaneddoti, vorrei richiamare quello che diceva Stefano all'inizio, cioè che è in pubblicazione un libricino su articoli scientifici pubblicati e rari o inediti. Vogliamo anche come famiglia, come gruppo, come amici, come colleghi, pubblicare un libricino che contenga invece anche ricordi o zaneddoti non prettamente, unicamente legati al mondo accademico, scientifico, eccetera, ma anche appunto alla persona, al ruolo che ha avuto appunto e ai rapporti personali. Per cui ci uniamo anche nei ringraziamenti, inseriamo anche le persone che già tra amici e conoscenti hanno già mandato alcune cose scritte che inseriremo in questo libercolo, e invitiamo anche a farlo nei prossimi tempi, in modo da poter raccogliere questi ricordi, testimonianze se volete, e inserirle appunto in quella che sarà comunque una pubblicazione che faremo e di cui vi daremo maggiori dettagli alla sala accanto. Grazie a tutti.